Se anche tu stai cercando un SUP particolarmente economico, magari il tuo primo SUP, questo video è per te. Dietro di me ho una tavola che costa meno di 300 euro, è un SUP gonfiabile, l'ho provato in tante condizioni, mare calmo, mare mosso con le onde, e sono rimasto piacevolmente stupito. Nei prossimi minuti parliamo di questa tavola, vediamo il contenuto della confezione e vediamo dove lo puoi acquistare al miglior prezzo. Nel frattempo, se ti piace questo video, ti chiedo di mettere like e di iscriverti al canale, ci aiuterai tanto a crescere. Due parole sul brand. Il brand si chiama Free In, lo vedete scritto su tutte le tavole, è un'azienda che realizza sia stand-up paddle che kayak. In Europa la conosciamo solamente per gli stand-up paddle, ma il catalogo è molto molto ampio, include prodotti per bambini, per adulti e per famiglie. Caratteristica è il rapporto qualità-prezzo, che è molto interessante. I prodotti infatti costano veramente poco, ma hanno una qualità adeguata al prezzo. Le tavole Free In vengono vendute in Italia principalmente su Amazon o tramite il loro sito ufficiale. Qui sotto al link trovate i prezzi attualmente migliori presenti sul mercato, ma se comprate sul loro sito avete anche un coupon che, se inserito in cassa, vi dà uno sconto di 35 euro. I SUP Free In sono disponibili in tante versioni e anche in tanti pacchetti. Infatti potete trovare la stessa tavola sia venduta stand alone oppure anche con il sedile per poter trasformare il SUP in kayak. I prezzi sono veramente bassissimi, andiamo da circa 240 euro fino ai 500 più o meno, anche se la media si aggira attorno ai 300 euro. In questo caso abbiamo una tavola che, se venduta singolarmente, costa 240 euro, ma se venduta con il seggiolino da kayak si aggira attorno ai 330 euro, un prezzo comunque estremamente basso per uno stand-up paddle. Le misure dei SUP sono quelle canoniche di tutte le tavole all round, quindi andiamo da circa 10 piedi, che corrispondono a 305 cm di lunghezza, fino agli 11 piedi, che corrispondono a 355 cm. Se sei un principiante e stai scegliendo la tua prima tavola, ti consiglio di vedere il link qui sotto in descrizione, perché abbiamo spiegato come scegliere la tavola adeguata per il tuo livello. Velocemente, se pesi attorno ai 70-75 kg, ti consigliamo di stare attorno ai 10 piedi come lunghezza. Se pesi oltre, puoi valutare un 10 piede 6 o un 11 piedi. Il rischio di prendere una tavola troppo lunga in partenza è che poi in acqua te la senti un po' pesante, quindi non molto agile. In questo tavolo abbiamo comprato una tavola da 10 piedi e 6, una misura perfetta per iniziare, e all'interno della confezione abbiamo una dotazione di accessori decisamente completa e comunque adeguata al prezzo estremamente basso. Vediamo quindi che cosa si trova all'interno della confezione. Prima cosa, la tavola, io qui l'ho già gonfiata, ce l'abbiamo qua dietro, ma vi arriva all'interno di uno zaino, che è questo. All'interno di questo zaino voi trovate la tavola e tutti gli accessori. Lo zaino è uno zaino molto spazioso, come vedete ho l'apertura frontale, adesso lo andiamo a aprire assieme. Nella parte posteriore abbiamo gli spallacci per il trasporto, abbiamo anche una maniglia superiore con cui potete effettivamente sollevare lo zaino, ed una maniglia laterale. Chiaramente adesso lo zaino è quasi vuoto perché la tavola ce l'ho dietro, quando avete la tavola all'interno della confezione risulta tutto molto più rigido. Ma vediamo ora cos'è contenuto all'interno. Prima cosa che si nota, un po' come tutte le confezioni dei SUP, l'apertura è molto ampia. Allora, prima cosa che troviamo in questa versione, questo è un sedile da kayak. Infatti questa tavola possiamo trasformarla in una specie di kayak. Noi l'abbiamo provata, funziona abbastanza bene, non è chiaramente un kayak, però per un utilizzo ricreazionale va più che bene. Qui dietro vi sono gli attacchi per collegarla ai D-ring della tavola, ma lo vediamo tra poco. Poi abbiamo la pompa, questa è la pompa manuale per gonfiarla, chiaramente con il relativo tubo. Il tubo l'ho collegata ad un'estremità. Qui sopra è presente un manometro in cui potete vedere la pressione. Questa è una pompa a doppia azione. Cosa significa? Che ha due modalità di funzionamento. Voi iniziate a gonfiare inserendo l'aria all'interno della tavola sia durante il movimento di salita che di discesa, ma quando lo sforzo inizia a essere abbastanza pesante, voi potete rimuovere questo tappino e in questo modo voi andrete a inserire l'acqua solamente durante il movimento di discesa, quindi quando salgo non gonfio e quando scendo gonfio. Questo permette di agevolarvi l'operazione di gonfiamento della tavola. La pompa va bene, è una classica pompa manuale, non ho avuto problemi. Chiaramente abbiamo anche la pinna. Questa qui è la pinna che si inserisce nella scassa posta posteriormente alla tavola.
il kit per le riparazioni, che comprende l'attrezzo per regolare la valvola. Se non sapete come si usa, vi rimando al link al video che trovate qui, in cui ne abbiamo parlato. Un adattatore che permette di gonfiare la tavola anche con una comune pompa da bicicletta, non l'ho mai usato, però è interessante, e delle pezze per andare a riparare da soli la vostra tavola. Infine abbiamo la pagaia. La pagaia è una classica pagaia in alluminio, divisibile in tre pezzi, regolabile in altezza. Vi faccio vedere assieme come si monta, perché il montaggio è estremamente facile. Quindi prendo un'estremità, prendo il pezzo intermedio, e lo infilo fino a tendere il clicchio, e qui nella parte superiore invece abbiamo un aggancio tramite questa clip. Prendo la parte con la maniglia, la vado ad inserire. Qual è il vantaggio di avere una pagaia di questo tipo? È che effettivamente è regolabile. Infatti, aprendo questa clip, io posso regolare l'altezza della mia pagaia. Questa pagaia va da una lunghezza minima di 175 fino a una lunghezza massima di 215 cm, quindi va bene sia per le persone particolarmente alte che per le persone un pochettino più basse, per magari gli amici o per i propri figli. La pagaia è realizzata in alluminio, la pala è in nylon. Diciamo che è una pagaia che è adeguata al prezzo dell'attrezzatura, anche perché tutta questa roba qui vi arriva all'interno della confezione. Questo SUP, in questa variante, ha anche la possibilità di essere trasformato in kayak, e quando faccio questa operazione, come sapete benissimo, io la pagaia la devo usare con la doppia pala. Quindi, come si fa questa operazione? Sgancio la parte con la maniglia e inserisco la seconda pala di qua. Ed ecco che ora ho creato una pagaia per il kayak. Quindi trasformare il SUP da stand up paddle normale in kayak è molto facile. Aggiungo una pala all'estremità della pagaia e monto il seggiolino. Ed infine abbiamo il leash di sicurezza che va attaccato alla poppa della tavola. Parliamo ora della tavola vera e propria, perché è l'elemento principale dell'acquisto. Allora, la tavola è realizzata in drop stitch con PVC a doppio strato. Vediamo le caratteristiche assieme, ce l'abbiamo qua dietro. Allora, prima cosa abbastanza interessante, lo shape è quello canonico degli allround, quindi tavole con delle linee abbastanza arrotondate, non sono dei fulmini, quindi non vanno velocissime, ma vanno benissimo per un uso ricreazionale, magari quando si esce assieme, oppure con degli amici, oppure come tavola per tutta la famiglia. Questa tavola ha delle cose che mi sono piaciute particolarmente. Ad esempio, partiamo dalla prua, andiamo verso la poppa. A prua abbiamo l'attacco per la GoPro. Questa è una cosa che non è presente in tutte le tavole. Io ho fatto qualche video, non ho usato una GoPro, ho usato una Insta360, ma è la stessa cosa. L'attacco è molto robusto e quindi ci permette di andare in acqua abbastanza tranquilli e rilassati anche in presenza di onde. Scendendo abbiamo la rete portaoggetti, all'interno possiamo mettere delle sacche impermeabili o delle sabatte o degli asciugamani. E poi abbiamo la parte principale, dove abbiamo uno strato in EVA, materiale antiscivolo, che va a coprire la maggior parte della tavola. Questo ci permette di stare sia con calzari, ma soprattutto con piedi nudi, in sicurezza all'interno della tavola e non la rende scivolosa. Scendendo abbiamo la classica maniglia con la quale possiamo trasportarla, materiale abbastanza morbido, si usa più che bene. Scendendo verso la parte posteriore, chiaramente abbiamo la valvola per il gonfiaggio e l'attacco per il leash. Caratteristica importante della parte superiore sono la presenza di questi D-ring, di questi anellini, i quali vado ad agganciare il seggiolino da kayak. Girando la tavola, nella parte sotto vediamo che la configurazione è la classica con tre pin, di cui le due laterali sono fisse, quella centrale invece è rimovibile. È una configurazione che va benissimo per una tavola di questo tipo, ma la cosa più importante è scoprire come va questa tavola in acqua, e qui sono rimasto veramente piacevolmente stupito, perché la tavola va molto bene. È molto leggera, chiaramente legata alla tecnologia costruttiva, non particolarmente sofisticata legata al prezzo, ma comunque fa più che bene il suo lavoro. Si comporta bene sia in acque calme che in acque mosse, e incredibilmente surfa anche.
chiaramente parliamo di onde abbastanza ridicole, quindi parliamo di circa fino a mezzo metro di onda. È una tavola che parte molto bene e una volta che sei agganciato all'onda ti permette di fare, noi li chiamiamo qui in Romagna i liscioni, quindi ti permette di andare dritto e di surfarti tranquillamente l'onda fino a riva. È una tavola che principalmente è divertente, questa è la parola più importante per definire questa tavola. Stabile, facile, ma molto molto divertente. Inoltre, se hai anche provato a fare qualche manovra un po' più avanzata come uno step back turn, comunque le manovre si riescono a fare molto bene, anche se nella parte posteriore non è presente un kickpad, però comunque il pad ha sufficiente grip, va a coprire fino alla valvola ed è molto molto facile da utilizzare. Abbiamo voluto provare anche la configurazione kayak e anche questa c'è, devo dire, francamente piaciuta. Non potete aspettarvi le performance di un kayak, ma per fare dei giri tranquilli sotto costa, mi raccomando, va più che bene. Quanto costa? Questo pacchetto qui costa qualcosa più di 300 euro, ma la stessa tavola in configurazione non kayak costa circa 240 euro. Qui sotto trovate il link per l'acquisto. Viene venduta su Amazon oppure sul sito ufficiale Free In. In entrambi i casi i prezzi sono molto bassi, ma se comprate sul sito Free In, qui sotto trovate il codice sconto tramite il quale avete 35 euro di sconto diretto in cassa. Vediamo ora di trarre le conclusioni. Questa tavola ci è piaciuta, è un dato di fatto. Quali sono i pro? La tavola è leggera, è molto molto facile, è molto stabile, ma allo stesso tempo e inaspettatamente è anche molto divertente anche all'interno di piccole onde. Quali sono i difetti? A livello di tavola non ho trovato difetti, considerando che è una tavola che costa veramente pochissimo, quindi non posso aspettarmi le caratteristiche o le performance di una tavola da 6, 7, 800 o 1000 euro. I difetti quali sono? Sono secondo me solo legati agli accessori, la dotazione è molto molto completa e si potrebbe fare qualcosina di più a livello di accessori. Un esempio è la pala in nylon, questa qui vedete va benissimo per un uso ricreazionale, ma non appena voi iniziate a spingere un po' di più, iniziate a cercare veramente la velocità, ad esempio questa pala è molto morbida e come vedete tende a flettere molto. Discorso analogo per il sedile del kayak, va più che bene per un uso normale, ma se l'ho iniziato a usare varie volte ho notato che si crea qualche sfilacciamento vicino alle estremità dove ci sono le cuciture. Consiglieresti questa tavola? Sicuramente sì, per sta cifra è una tavola adeguata per tutti coloro che vogliono provare lo stand up paddle senza spendere un capitale o per tutti coloro che vanno già in stand up paddle ma cercano una tavola che magari usano 10, 15, 20 volte l'anno. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, se è così per piacere mettete like e iscrivetevi al canale. Ora andiamo a lavorare al prossimo video e ci vediamo presto. Ciao da Michele.